Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui il quale il figlio vorrà rivelarlo. Ecco, queste parole certamente chiariscono la grande questione dell'umanità, la conoscenza di Dio. Questo, con una parola così chiara, Cristo mette in evidenza in che cosa consiste la conoscenza. Siccome non si tratta di Dio, ma di Dio Padre, la conoscenza è filiale, è relazionale. Per di più, introduce questa affermazione con un, un attimo di preghiera. E benedice... Dio, suo padre, che lo intitola Signore del cielo e della terra, dunque anche Creatore e tutto ciò che infatti Dio è, e dice che lo ringrazia perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. E in questo si inserisce nella scia sapienziale che troviamo già in Isaia 29:14 dove dice perirà la sapienza dei sapienti e si eclisserà l'intelligenza degli intelligenti. San Paolo nella prima Corinzi è ancora più drastico perché dà una leggera sfumatura di questa affermazione di Isaia. Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. E sappiamo anche come eh, sulla bocca della Vergine Madre, all'inizio del Vangelo di Luca, eh, quale posizione trovano questi. Dunque la conoscenza è una questione relazionale e non del ragionamento. Perché? Perché il ragionamento non può di per sé abbracciare e contenere la vita mentre la questione della conoscenza di Dio è una questione della vita o della morte. E allora non si può solo ragionare, bisogna avere un approccio che abbraccia tutto. Dunque non si può separare la conoscenza della vita e la vita secondo Dio e l'amore. Non si può separare la conoscenza della carità, cioè dall'amore. Non è possibile. E infatti di che conoscenza si parla? Perché dice queste cose. Quale cose? E bisogna andare pochi versetti indietro. La parte che è interessante perché il decimo capitolo è dedicato alla missione. Ma nell'undicesimo, il primo versetto dice Matteo che Cristo, dopo aver detto queste cose, dato queste istruzioni sulla missione, partì per insegnare. Allora è proprio lui che è andato in missione, dopo che ha spiegato ai discepoli come si va. E allora in quel contesto lì, dall'inizio dell'undicesimo, si vede che ciò che vuole dire con queste cose sono le opere del Messia. Le opere del Messia, ciò che colui fa. E sono proprio quelle che rivelano il Padre. Le opere che io compio. Nel nome del Padre mio queste danno testimonianza di me e queste manifestano il Padre. Se non compie le opere del Padre mio, del Padre mio, non sue, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, adesso uno direbbe credete almeno per le opere, invece dice più fortemente, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me. E io nel Padre. Cioè l'opera di Cristo è rivelatrice, manifesta, cioè comunica, l'unità tra Lui e il Padre. Una unità inscendibile nel decimo capitolo, dice: Io e il padre siamo una sola cosa, siamo uno. Io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro, credetelo per le opere stesse. Continuo richiamo alle opere per affermare l'unità sua con il Padre. Io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Questa di 14:20 di Giovanni è forse la più forte, perché fa vedere che l'unità del Figlio con il Padre, ma che Lui sta nel Padre, ma non da solo, perché dentro di Lui siamo noi e dentro di noi c'è Lui. Dunque questa unità con il Padre è una questione ontologica, cioè della nostra esistenza, di essere o non essere. Ci siamo o non ci siamo. Se ci siamo, siamo perché siamo parte di. Dunque la parola chiave è la partecipazione, è innesto, siamo dentro. Allora la conoscenza di Dio, siccome è Padre, avviene solo attraverso la figliolanza. Non è possibile conoscere Dio se non da figlio, perché è padre. Non solo, ma siccome è, lui si è fatto uomo, la conoscenza di Dio padre si manifesta nell'umanità, ciò di cui siamo noi, nella nostra natura umana. Non è una questione astratta. La conoscenza di Dio avviene attraverso la carne di Cristo. E dunque viene dentro la nostra carne, perché Lui è assunto la nostra carne, Lui è tuttuno non solo con il padre, ma con noi. Si è fatto uomo, in tutto è simile a noi. Allora vuol dire che è l'umanità il luogo della conoscenza di Dio come padre. E infatti, nei versetti precedenti, quando arrivano i discepoli di Giovanni, dicendo: Giovanni: domanda: Sei tu? o dobbiamo aspettare un altro, Cristo cosa fa? Fa un elenco dei fatti che fanno vedere che è avvenuto un intervento sull'umanità e non fa nessun discorso astratto. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebrosi sono guariti, eccetera. Cioè è l'umanità che quando arriva in contatto vero vivificante con figlio e viene innestato in questo flusso della vita relazionale d'amore del padre con l'umanità viene ugualmente come con la terra secca quando arriva la pioggia comincia a germogliare tutto tutto si comincia a muovere e questo e Giovanni riceve questa risposta guarda nel deserto comincia a fiorire qualcosa è avvenuto è la costatazione la via della conoscenza di Dio. Quando uno constata, questo lo troviamo molto bene anche in Basilio, è la costatazione del cambiamento che è venuto in me, che è il principio della conoscenza di Dio. Allora non è una conquista conoscenza, ma è una constatazione. E allora siccome... Dio è Padre, la mia umanità nel Figlio comincia a cambiare, è un cambiamento proprio di fondo, e allora io ho costato così come Cristo. Infatti, che tutto ciò che io vivo, delle cose più banali, delle cose più pericolose, delle cose più dolenti, dolorose, delle cose più peccaminose, tutto ha a che fare con il Padre. Perché l'umanità che Cristo è assunto, o quella che gli abbiamo buttato addosso a noi, è diventata la manifestazione dell'amore del Padre. Allora è un unico principio, come nella psicologia. Che cos'è il Padre? Riferimento unico. Unico. Allora, tutti i fatti, tutti gli elementi, tutti i fenomeni della vita di una persona. Hanno una sola sorgente, è un solo punto di riferimento, Dio Padre. E qui capite subito che non è possibile né con argomenti né con ragion ragionamenti, non no con una lezione imparata a tavolino, ma è veramente una esperienza. Una esperienza che è quella come nei tempi antichi, che si sveglia e si dice ah, questa è la Chiesa, non sono più solo, sono in tessuto in un organismo che mi aiuta a vedere tutte le mie cose, tutte le mie frazioni, tutte le mie sfaccettature in un unico in un luce, in un unico sguardo, quello del Padre. Infatti Cristo stesso dice, no? Quello che parla è quello che è udito del Padre, no? Giovanni 8. E quello che fa è quello che il Padre gli ha detto da fare e lui fa solo quello, non fa niente da se stesso. Allora è proprio... La sintesi, il punto di, eh, di unità di tutta la persona è proprio la relazione con il padre e quelli che abbiamo avuto la grazia di avere nella vita un padre eh, come padre che ci ha fatto nascere, eh, sapiente, prudente, credente eh, d'amore, sappiamo cosa vuol dire, perché l'unica persona davanti alla quale ti senti libero è il padre. Tutti altri vuoi nascondere qualcosa. Dal padre vai con gioia a raccontarli. Perché? Perché il padre è amore, è amore. Ma basta una piccola parentesi e si capisce quanto siamo scivolati su questo punto. Spostando tutto accento su Dio, con teodicee varie, teologie naturali varie, non so che cosa. Quante cose abbiamo fatto che non hanno fatto nessun altro effetto se non la frantumazione. Tragica separazione del vissuto, della vita, di Dio, della fede, dell'amore, creazione di impalcature incredibili che non giovano a niente se non gonfiare, come dice Paolo, ma che non danno un solo millimetro di aiuto all'unificazione della vita dentro di noi e con gli altri in Dio di Padre. Ma abbiamo lavorato tantissimo su questa cosa qui, tanto razionalizzazione, tante discussioni, tanti argomenti, tanta forzatura di riportare tutto a un unico principio, non sapendo che l'unico principio è il Padre. Quante pagine abbiamo scritto per argomentare che abbiamo ragione? Quanta forzatura nella istituzionalizzazione della nostra esistenza cristiana? Tutto abbiamo istituzionalizzato, ogni dono che Dio ci ha dato, prima cosa capirlo, metterlo nei schemi e poi istituzionalizzarlo. Ogni carisma, ogni dono. E infatti, cos'è tutto questo? Congregazioni, ordini religiosi, carismi, opere? Adesso vediamo proprio adesso che stiamo arrivando all'epilogo che non è altro che una frantumazione, che dietro si nasconde anche molto spesso, una individualizzazione, un'affermazione di se stessi. Ma eh, niente questo perché questo suscita addirittura una risposta contraria, una ribellione, un eh, fuga fuga, un scappare da tutte le parti perché non ci se la fa più. E infatti, solo dice in un modo veramente geniale, a mio parere, una lettura del cristianesimo come siamo arrivati. Perché ci manca un centro vivente, vivo, per lui trinitario, come sappiamo, assoluto, si moltiplicano i centri relativi e temporanei della nostra vita e della nostra coscienza. I bisogni si moltiplicano, gli interessi i gusti, le mode, le opinioni, le concezioni. Straordinario. Una frase fa una fotografia di ultimi secoli. Straordinario. Tutto è diventato così. Oggi tutto è sottomesso al gusto, la liturgia, tutto la vita spirituale. Tanto è vero che tutto è andato in estremo. Gli ordini che prima hanno lavorato molto sulla rinuncia della propria volontà, oggi dicono sì te stesso. No, oh, no, no, non devi stare diretto a nessuno, devi essere te stesso. C'è proprio la confusione. Anzi, cosa dice Solo? Ancora peggio: disgregazione e dis disorientamento intellettuali e morali imperanti nel nostro tempo, non solo nella società, ma anche nella testa e nel cuore dei singoli. Proprio perché siamo arrivati a una capolinea di spingere tutto verso un centro che non esiste ed è inconsistente, mentre il centro vero è il Padre vivente con suo amore, che nel suo Figlio raduna, raccoglie, sintetizza, vivifica. Ma siccome per, per entrare in questa ottica è assolutamente necessario lo Spirito Santo, ecco la nostra grande difficoltà. Perché c'è in uomo questo, questo, questa uh, reminiscenza dopo il peccato che io qualcosa devo fare per meritare, almeno qualcosa. Invece lo Spirito Santo è proprio colui che ci dona questa vita, ci innesta qui, qui dentro questa, questa relazione, affinché noi possiamo vivere e noi, insieme al Figlio, nel Figlio e per il Figlio, possiamo lodare Dio, Creatore del cielo e della terra, perché è il nostro Padre che ci ha redenti in questo modo.